Buon martedì 13 luglio. Gesù si rivolge alle città nelle quali opera prodigi che sicuramente incontravano l'ammirazione e lo stupore degli abitanti di quelle città. Abitanti che però si manifestavano indisponibili a una conversione. Ed è questo quello che Gesù chiede, anche attraverso i suoi prodigi. Chiede la conversione e richiama alla necessità di porre come elemento fondamentale della propria esistenza una conversione individuale e collettiva, una conversione delle città, del modo di vivere, che diventa sostanziale ed essenziale perché nel giorno del giudizio quelle città che non hanno colto questo invito alla conversione se la caveranno peggio di quante invece magari hanno vissuto il peccato, la trasgressione, hanno visto magari pochi prodigi. Ma magari si sono un po' più aperte alla conversione, ebbene, laddove ci sia un segno, una traccia di conversione, lì ci sarà maggiore misericordia, perché la misericordia che comunque ci salva è tanto più capace di operare in modo significativamente liberante. Quanto più noi siamo disposti a cambiare rotta, non solo sul piano individuale, ma appunto sul piano del vivere nella città, nell'essere soggetti politici, chiamati non ad attendere semplicemente dei prodigi, ma chiamati concretamente alla conversione, a un modo di vivere che sia autentica sequela del messaggio che salva. Questa insistenza di Gesù sulla conversione ci riguarda profondamente, soprattutto nel nostro tempo, che è particolarmente insensibile, quasi indifferente. Non pensa molto spesso di doversi convertire. Pensa semplicemente di meritare qualche prodigio per i grandi progressi che ha fatto nella conoscenza. Questo è l'essere umano di oggi. Insegue idolatrie nuove, insegue miraggi, insegue prodigi, ma è indisponibile alla conversione. Anche il tempo della crisi della contemporaneità, crisi ambientale, economica, sanitaria, è sempre lì in attesa del prodigio che ci permetta di poter continuare a vivere senza conversione. Abbiamo affidato tutto questo alla tecnoscienza, al lume della ragione. Per carità, sacrosanti, ma se lasciati a se stessi non toccano minimamente la domanda fondamentale della vita, che è costante conversione, costante mettere mano all'abbandonarci al processo trasformativo, che trova nell'infinita misericordia di Dio la garanzia che se sapremo essere soggetti disponibile alla conversione, avremo sì la possibilità di vivere in modo dignitoso la nostra esistenza e di vivere nella dimensione della vita eterna, pur conoscendo naturalmente l'esperienza della morte. Ma la conversione ci porta a credere profondamente nella liberazione dall'angoscia della morte e del nostro vissuto nella serenità di una vita eterna caratterizzata da una costante conversione dei cuori, delle menti, dei comportamenti, del nostro vivere all'interno delle nostre città, del vivere stesso delle nostre città. Buona giornata a tutti.